Buongiorno a tutti, questo corso misure industriali vede due docenti, io Giovanni Betta e il professore Paolo Vigo. Ci alterneremo in questo corso che è proprio emblematico della figura che andiamo a costruire in questo triennio di ingegneria industriale. Nel senso che in questo corso vedrete come la mia matrice di ingegnere elettrico, quindi persona che per anni ha insegnato e continua a insegnare misure elettriche, elettroniche per ingegneri elettrici o dell'informazione, come questi contenuti vanno a fondersi perfettamente con quelli di misure meccaniche e termiche, che è la materia che da anni insegna il professore Vigo. Tutto questo diventa misura industriale perché, come capirete nell'ambito di questo corso, misurare è un'operazione che è abbastanza indipendente da quale sia la grandezza fisica che andate a misurare. Quindi il corso si andrà in qualche modo, ci andremo ad alternare. Abbiamo io e il professore Vigo una pluriennale abitudine a condividere platee di docenti, di studenti. Ciò nonostante, tutte le volte che troverete delle disuniformità, dei possibili disallineamenti fra me e lui, siete voi il nostro sensore, il nostro strumento che rileva queste disuniformità. Quindi non vi preoccupate di segnalarcelo. Passo subito la parola a Paolo che vi intratterrà nelle prime lezioni e poi andremo via via. Vi anticipo solo una cosa, il corso misure è un corso che parlare in astratto di misure si può sicuramente fare, ma le misure vanno anche effettuate in laboratorio. Quindi, è un corso che vi vedrà impegnati, nonostante il vostro numero, in questo devo dire che riusciamo a farlo grazie alla preziosa collaborazione di una serie di nostri colleghi che conoscerete in laboratorio, portare in laboratorio 20 persone è una cosa, portarne in laboratorio 80 è un impegno maggiore, però è una cosa che noi facciamo nella convinzione che un corso di misure senza la parte applicativa, senza la realizzazione di quello di cui si parla, diventa un corso abbastanza sterile, con poco significato. Quindi non è che vi invito a non essere presenti nelle ore di didattica, perché non è così, è utile la didattica, ma vi raccomando particolare attenzione alle ore di laboratorio. Quello che si fa in laboratorio non lo si recupera sui libri. Per cui, ripeto, tra l'altro è un'opportunità che non tutti gli atenei danno, perché moltissimi dicono sono 80, non li porto in laboratorio, sono 100, cioè, anche meno numerosi, il laboratorio è faticoso, costoso, dovremmo ripetere delle esercitazioni perché ovviamente non riuscite a entrare tutti quanti contemporaneamente, quindi questo è uno sforzo che io vi consiglio di utilizzare. Perché, ripeto, è qualcosa che vi resta poi nella vostra pratica ingegneristica futura. Paolo, a te la parola. Allora, permettetemi di raccontare una cosa che ormai sono vecchio, quindi ho preso questo atteggiamento che indubbiamente le mie figlie criticano e criticherete anche voi. Però credo una 35-40 anni fa, il decano dell'istituto in cui io ero giovane e rampante ricercatore mi telefonò dicendomi: mio figlio ha ascoltato una tua lezione e ha detto che su certe cose sei quello che gli ha fatto capire di più, nonostante abbia fatto la tesi in misure elettriche. Io ho sempre insegnato misure meccaniche
questo figlio si chiamava Giovanni Betti, quindi il poter fare insieme senza... Qualche annetto fa, qualche tonnellata fa per me, qualche capello in più una delle più belle battute di mia suocera è Chaita arrivà. Quindi noi ci siamo arrivati. La vita è strana, grattatevi. Questo è inutile dirlo, che questo il professore Iacoiello ha fortemente voluto questa registrazione di questo corso di misure industriali, perché conosce le capacità istrioniche. Noi siamo fortemente contrari alla teledidattica. Pensiamo che sia una delle peggiori manifestazioni che si possa mettere a disposizione, perché il rapporto tra docente e allievo è un rapporto estremamente fruttuoso se c'è un rapporto umano. Se invece vi mettete davanti al calcolatore, non so se avete seguito qualche volta, forse alle 3 di notte, le lezioni dell'Università Nettuno sono spettacolari, perché vi svegliate alle 13, ma quando mi addormento le pecore non le riesco a contare, mi mettete questa cosa dopo 10 minuti. E ve lo posso assolutamente confermare. Comunque sia la materia. Se siete particolarmente sfortunati in queste lezioni, trovate persino il giovane, il professore Betta, che fece in una vita passata alcune lezioni Nettuno. Non ho mai avuto il coraggio di vederle, perché fare lezione, quelle lezioni non erano come queste saranno riproduzione duplicata di una lezione fatta a persone normali, a persone presenti. Quelle lezioni Nettuno io le ho fatte davanti a una telecamera senza nessuno in aula, ed era una cosa in cui mi annoiavo io mentre facevo lezione. È una cosa... Vabbè. Allora, andiamo avanti, avete scelto. Domani è carnevale. Domani è carnevale, quindi. Ci vediamo giovedì. Ragazzi, allora siete 80. Ma comunque, allora. Ma c'è una divisione elettrici da un lato e meno laziali e romanisti. No. Tutti li volete bene. Non ci credo. Va bene, allora. Iniziamo questo corso che, attenzione, ha un orario un po' strano, perché c'ha 4 ore concentrate il lunedì pomeriggio, ma fondamentalmente sono 4 per i discorsi che vi ha fatto, per la parte di esercitazione, cioè per riuscirvi a portare in laboratorio. Quindi tendenzialmente, quando invece è lezione frontale, per mia regola personale, confermata anche da tante esperienze, dopo 2 ore qualunque persona sta qua, voi vi addormentate. Quindi c'è una tensione che dura esattamente 2 ore, e quindi mediamente noi faremo lezioni di 2 ore e poi o interrompiamo per una mezz'ora per andare a prendere un caffè, oppure se andiamo in continuità praticamente è come parlare con un muro, perché state dormendo, poi alle 2 in particolare, alle 3 in particolare. Poi hanno avuto una lezione la mattina, delle lezioni leggere di fisica tecnica. Siete saturi, quindi siete saturi. Allora, praticamente noi faremo sempre moduli di 2 ore come lezione frontale. Invece, quando c'è da andare in laboratorio, ci dobbiamo organizzare in funzione di gruppi, virgolette, non molto numerosi, per problemi sia di sicurezza sia ovviamente. Sì, iniziate a immaginare una suddivisione in gruppi di 5 di voi. 5 è il numero massimo che può stare intorno a un banco di laboratorio, consentendo a tutti di mettere le mani sulla strumentazione.
Siccome a fronte di queste esercitazioni predisponete di solito una breve relazione, è bene che siano persone che abbiano anche una consuetudine a studiare insieme, magari condividono gli stessi orari, in maniera tale che al di là dell'esperienza di laboratorio poi buttate giù questa relazione insieme. Vabbè, ovviamente il laboratorio prima di 2-3 settimane non andremo sicuramente, perché dovrete avere qualche cosa alla base per poter andare in laboratorio, però iniziate a immaginare una suddivisione in gruppetti da 5, ok? Bene, perfetto. Allora, io a questo punto vi saluto, ci vediamo fra qualche lezione, la prima parte, come dicevo. Io farò lezione adesso, prime 2 settimane circa, e poi ci passeremo. Sto fuori campo, non mi conto niente. Arrivederci, buon proseguo. Allora, pure sulla lavagna vado fuori campo qua. No, no. Prego, prego. No, perché la lavagna è importante. Allora, stabiliamo il primo accordo che dobbiamo prendere, che dovete ricordare sempre, in qualsiasi momento parlate di misura. Quindi, la prima cosa che dovete ricordarvi è che la misura si esprime sempre secondo uno schema di questo genere, e cioè quando io parlo di un dato che proviene da una misura, che è un processo fisico, chiaro? Quindi la metrologia, cioè la scienza delle misure, è fondamentalmente fisica applicata, che utilizza, come in moltissime situazioni dell'ingegneria, strumenti quali anche la statistica, l'analisi matematica. Sono strumenti che noi utilizziamo per modellare fisicamente una fenomenologia. Questo è il mestiere fondamentale dell'ingegnere. L'ingegnere è un fisico applicato che cerca di fare un modello descrittivo della realtà con una serie di considerazioni connesse al fatto che il modello ovviamente non è in molte situazioni descrittivo perfettamente, perché ci sta qualche cosa che lo allontana. Che cosa significa a questo punto dire che una misura si esprime sempre con un numero, una grandezza che cominciamo a metabolizzare, si chiama incertezza, quindi un numero, più l'incertezza, più o meno l'incertezza di misura, e questo più o meno è connesso proprio al concetto di incertezza, sta a sottolineare che io leggo lo strumento di misura. Da questo strumento, nel quadrante di questo strumento c'è un numero, a questo numero va aggiunta sempre, altrimenti non è una misura, una fascia di valori che mi descrivono come il mio strumento di misura ha effettuato la modellazione fisica a cui fa riferimento. E poi c'è questa terza parte, che è il sistema di unità di misura. Allora, attenzione, questo è un pezzo. Questo è un altro pezzo e si chiama incertezza o qualità della misura, e questo è il numero. Anzi, per ricordarcelo, ci mettiamo una barretta sopra per ricordarci che questo numero
tendenzialmente, per essere corretta l'espressione della misura, è il risultato di una media di misurazione, quindi non è una misurazione. Se voi fate un attimo mente locale su tutte le misure che voi giornalmente, anzi ora per ora, minuto per minuto utilizzate, vedete che praticamente voi siete bombardati da strumenti di misura che vi forniscono un segnale e su questo poi tarate, se così si può dire, tutti i vostri comportamenti. Facciamo un esempio, perché come al solito bisogna metabolizzare alcune affermazioni. La prima cosa, questo mio orologio che io ho adottato da 4-5 anni, prima che ovviamente mi rubassero quello estremamente buono, ma il fatto di vivere a Napoli mi espone maggiormente di voi a certi incidenti di pericolo. Quello che io avevo prima era molto simile, cioè era un orologio a quadrante. Questo lo vedete, l'avete sicuramente visto commercializzato, ha un sistema che lo fa colloquiare continuamente con il segnale del tempo assoluto. In particolare questo colloquia con un nome che sicuramente in metrologia sentirete, il PTB, che sarebbe l'Istituto Nazionale di Fisica tedesco, che è uno dei detentori del tempo assoluto. Ovviamente se voi andate su quello che ormai vi è familiare, esistono numerosi istituti nazionali che detengono il segnale, anche quello di Torino, che è l'Istituto Nazionale di Ricerca in Metrologia, si chiama INRIM, che è l'Istituto Nazionale Italiano. Se voi vi collegate al sito, vi dà il tempo assoluto, punto, 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 con un'incertezza al milionesimo di secondo. Ok? La stessa cosa fa il PTB, la stessa cosa fanno gli istituti nazionali che detengono il tempo assoluto. Attenzione, la parola assoluto vi deve far pensare. È la scala dei tempi assoluti che sono resi isocroni per il pianeta che noi abitiamo. Questo discorso di dare questo segnale al milionesimo di secondo non è follia totale, perché su questo segnale si basa, per esempio, la precisione delle dei posizionamenti GPS che voi utilizzate nel vostro TomTom. Perché ci sono un certo numero di satelliti geostazionari che, colloquiando con gli istituti nazionali, hanno il compito di dare il valore assoluto del tempo. Questo mio orologio, che si collega continuamente a tutti gli orologi che della Oregon, eccetera, io non faccio pubblicità a nessuno perché sono praticamente cose che vedete continuamente. Se nel colloquiare per qualche ragione sta fuori dall'incertezza tipica, si riporta a un valore che vi permette, virgolette, di avere una certezza del valore del tempo assoluto. A che serve? Personalmente, nei rapporti che ho, niente, non serve quasi a niente. Nell'orologio precedente, che pure era meccanico, estremamente costoso, eccetera, eccetera,
poiché io conoscevo un mio limite personale, che è quello di fare 5 minuti di ritardo, ok, sono tendenzialmente una persona che cerca di arrivare, ma non arriva quasi mai perfettamente in orario, io mettevo 5 minuti avanti e mi facevo fisso da solo. Però questo mi aiutava a essere preciso. Adesso non lo posso fare più, ci arrivo lo stesso con 5 minuti di ritardo, non cambia niente. L'esigenza di un tempo assoluto, di quella precisione, è ovviamente è un'esigenza che è in certe situazioni inutile, nel senso che quando vi date appuntamento fra di voi, se vi vedete per l'aperitivo, non c'è bisogno di dire ci vediamo alle 8:04, ci vediamo alla via delle 8, come si dice in napoletano, che significa che ci possiamo vedere alle 8, alle 8:15, alle 8:30 non succede niente. Ben diverso è quando io invece, per motivi connessi al fatto che il tempo entra in gioco nella valutazione della mia posizione e eventualmente nel guidare l'atterraggio degli aerei, quando io devo valutare la posizione, poiché la posizione viene valutata da una misura di tempo e di spazio, devo combinare le due misure in maniera tale da avere un risultato che mi dia una incertezza, che per esempio nel caso dell'atterraggio degli aerei, quindi se voi andate in cabina di pilotaggio, i piloti non fanno nulla, è tutto fatto dai calcolatori e praticamente il governo del sistema fa sì che l'aereo arrivi, si infila nella sua fase di atterraggio su quello che è previsto essere il suo scivolamento e nel continuo confronto fra la posizione e il tempo si sa benissimo qual è la posizione. L'incertezza con cui tutta questa operazione deve avvenire per motivi di sicurezza meccanica è pari all'elongazione della sospensione con cui l'aereo atterra, quindi tocca terra, si poggia sulla ruota e l'elongazione consentita dalla sospensione che sta sotto l'aereo è 60 centimetri. Ok? Quindi se nel poggiarsi c'è un errore di posizione superiore ai 60 centimetri, l'aereo quando tocca terra non riesce a attutire e quindi si sfascia. Chiaro? Allora, questo è per farvi capire come nelle continue evoluzioni della tecnologia la misurabilità di ciascun parametro diventa fondamentale per poi darvi tutta una serie di informazioni che indubbiamente possono essere utili o meno, ma devono essere sempre lette secondo questo criterio. Tornando velocemente indietro alla grandezza tempo, che è una grandezza stranissima, perché è una grandezza nella quale noi abbiamo una tecnologia ormai che è eccezionale nel determinare la frequenza, e cioè l'inverso del tempo, o meglio nel misurare gli intervalli di tempo. Si arriva con un sistema che sta qui dentro e che è un quarzo risonante a misurare gli intervalli di tempo a 1 a meno 16, cioè ogni 16 milioni di volte che avviene l'oscillazione io posso sbagliare. E è chiaro che questo discorso, se voi lo fate arretrare nel tempo, è i quarzi che ormai sono in tutti i vostri orologi,
gli orologi meccanici di precisione, quelli che ancora oggi sono tutti meccanici con una molla che li fa girare, fino a tornare indietro nel tempo alle organizzazioni sociali che erano basate sulla misura del tempo, il campanile. Il campanile serviva a dare delle cadenze a una società prettamente contadina che ovviamente doveva avere non una misura del tempo al milionesimo di secondo, ma la possibilità di lavorare la terra, fermarsi, mangiare, riprendere a lavorare, eccetera. Quindi attenzione, il campanile e la stazione ferroviaria sono gli esempi in cui un diverso orologio con diversa precisione rende possibile l'organizzazione sociale. Tanto per capirci, se voi andate a parlare di tempo assoluto, il tempo assoluto vi dà ovviamente quel valore con un'arbitrarietà che sta dove? Nel punto zero, perché noi abbiamo deciso che oggi è il 2014 e ovviamente l'ora è quella che è, ma l'inizio della scala è una forzatura che noi facciamo, perché quel punto zero sappiamo benissimo che fa riferimento a un evento di fede, non fa riferimento a un evento che noi conosciamo con certezza essere avvenuto al valore zero. Non so se è chiaro il problema. Tant'è che il sistema ha dovuto scegliere, si sa che questo valore di zero è incerto, con una incertezza dell'ordine di una quindicina d'anni, cioè che quell'evento ci sia stato lo sappiamo, che quell'evento sia perfettamente pari a quello che noi supponiamo essere il punto zero, ci sono forti dubbi. D'accordo? E per mettere d'accordo il sistema poi c'è voluto l'esigenza di dover fare i satelliti geostazionari e dover fare tutto quello che è collegato a questi satelliti, che alla fine ha fatto mettere d'accordo ufficialmente il sistema. Ok, quindi c'è una scala assoluta. Poi in ogni nazione alcuni fanno ancora riferimento a quello, la maggioranza, ma sapete benissimo che tutta la Russia continua ad avere un calendario disallineato rispetto a noi di circa 15 giorni, perché è solo una convenzione. Non so se è chiaro il problema. Quindi c'è una serie di discorsi che dobbiamo continuamente fare e ragionare per capire come per ciascuna grandezza, per ciascuna misura di questa grandezza, per essere in grado di fare questa operazione, dobbiamo fare una serie di considerazioni sullo strumento, da un lato, e quindi su quali principi fisici funziona lo strumento, e sul risultato della misura espresso secondo questa convenzione. Facciamo una cosa che sicuramente vi ha perseguitato, perché qualche volta siete andati a Formia, e quindi per andare a Formia prendete almeno una cinquantina di autovelox che vi perseguitano, giusto? Allora, se vi capita di prendere l'autovelox, la prima contestazione che dovete fare è sulla taratura, cioè il misuratore di velocità con cui vi fanno la fotografia e vi contestano è tarato, e cioè ha un'incertezza di misura
tale da garantire che il numero che addebita la vostra velocità è certo. Siccome questa taratura e questo processo, poi ne parleremo ovviamente, ha un costo, spesso e volentieri, ovviamente, il comune che non lo fa per la nostra sicurezza, lo fa perché incassa i soldi, e questi soldi sono fuori bilancio, ok? Quindi possono fare quello che vogliono, tant'è che uno degli ultimi decreti del governo Monti è che il 50% dei soldi che viene dall'autovelox deve essere destinato alla manutenzione delle strade, solo il 50%, l'altro 50% va all'interno e fanno quello che vogliono, chiaro? Bene, ragioniamo sull'autovelox. Vi premetto che noi, Università di Cassino e Palmer Parco Scientifico, siamo, se andate su internet, un centro di taratura per autovelox, ok? Significa che qualcuno di voi che poi è rimasto con noi fa il ricercatore e fa anche il tecnologo facendo questa operazione che poi è un modo per confermare tutto quello che noi ci divertiamo a fare. Allora, come vi dovete proteggere dall'autovelox? Qual è il valore che voi dovete leggere sul vostro tachimetro per essere sicuri che non vi acchiappano? Stabiliamo un valore, per esempio si può fare sui 130 dell'autostrada, no? Che è un altro problema, perché sapete che i tutor fanno una misura di una grandezza che teoricamente è immisurabile, perché la velocità media non è una grandezza fisica. Quindi si potrebbe fare la contestazione dicendo che i tutor sono illegittimi e forse qualche PM vi sta a sentire, perché la velocità media non è una grandezza. La velocità è una grandezza, è spazio su tempo. La velocità media che cos'è? È una, virgolette, esercitazione matematica sulla sommatoria di alcuni dati, ma non è una grandezza in misura. Quindi teoricamente non è in misura. Allora, torniamo all'autovelox, diciamo 130 km all'ora. Come vi potete proteggere dal fatto che esiste un valore che, secondo il legislatore, non deve essere superato? Se andate a leggere, attenzione, quando vi arriva la multa dell'autovelox, la multa vi dice: stavi andando a 138 km all'ora, e quello è il numero che vi danno. Poi dicono: l'autovelox era tarato con un'incertezza di più o meno 5 km all'ora, e tolgono i 5 km all'ora. Se tu, nonostante l'incertezza di 5 km all'ora, stai fuori, io ovviamente ti multo. Perché in questo esempio c'è una tipica situazione italiana nella quale chi guida la macchina e compra la macchina da qualsiasi costruttore non ha un misuratore di velocità, ma se andate a vedere nel libretto, quello è un indicatore di velocità, non è uno strumento di misura. Cioè il vostro tachimetro è un indicatore di velocità che serve al guidatore a prendere le decisioni sulla sua sicurezza, non è un misuratore di velocità. Quindi le case automobilistiche se ne lavano le mani con grande eleganza e vi dicono: io ti do un indicatore, non ti ho dato uno strumento
che ti fornisce il valore esatto della velocità per poter essere tranquillo rispetto all'auto Venus. Quindi è un gioco a guardie e ladri in cui voi siete diciamo in una posizione di debolezza, perché non lo sapete. Tendenzialmente l'unico suggerimento che uno vi può dare, cioè, cerchi di andare più piano del numero, del limite, ma questo ovviamente noi non lo accettiamo. Allora che facciamo? Possiamo provare a tarare il nostro tachimetro. Ci vogliono due persone, per cortesia, se lo fate da solo vi fate male. Vi dovete mettere su una strada rettilinea, l'autostrada è perfetta, la distanza che, virgolette, è garantita dalle pietre miliari, no? Cioè del chilometro o dei due chilometri, quando state in pianura e rettilinei, e state sempre allo stesso numero di giri. Quindi dovete fare un'operazione di taratura in cui il vostro veicolo, stando sempre allo stesso numero di giri, dovete guardare il contagiri e non dovete guardare il tachimetro, fate uno o due chilometri, più lungo è meglio è, però più di due è difficile fare. E poi che dovete fare? Dovete traguardare, quindi dovete far scattare un cronometro che parte dal momento in cui traguardate la prima pietra miliare e poi si interrompe quando fate il primo o il secondo chilometro. Se il vostro tachimetro è a quadrante, e cioè è analogico, gli strumenti analogici sono gli strumenti che hanno un quadrante, d'accordo? Con cui l'operatore legge il numero. Quindi questi, tutti gli orologi, questi qui a quadrante, sono tutti quanti analogici. Poi ci sono anche gli strumenti digitali, sono quelli nei quali il risultato è fatto con tanti numerini. Quindi uno strumento che ha una lettura analogica o una lettura digitale non cambia niente, è solo una forma per farvi leggere quel numero. Se voi andate a fare questa operazione che vi ho descritto, nella maggior parte dei tachimetri analogici potete arrivare fino a 140, 141, 142, e cioè voi leggete 140, ma nella realtà la vostra velocità è intorno a 131, 132, cioè si legge di più. Nella maggior parte dei tachimetri automobilistici si legge di più. Perché? Perché l'ingegnere che ha ordinato i tachimetri, ovviamente, nella sua specifica, per motivi di sicurezza, preferisce darvi un'informazione di maggiore velocità che una informazione di minore velocità, perché altrimenti potrebbe essere incolpato di avervi dato un'informazione che vi ha portato a sbandare, d'accordo? E cioè a non calcolare bene i tempi di frenata o i tempi, scusate, oppure la forza di aderenza, giusto? Quindi fate questa operazione e vedrete che mediamente a 140 da 130, giusto? Quindi già questo vi dà un'informazione, dovete sapere se il vostro tachimetro legge 130 quando, scusate, e la vostra velocità è 130 quando leggete 140 o 135, questo poi dipende. Perché quando ragioneremo sul quadrante e ragioneremo su
tachimetro vedremo che quando l'indice sta fra due tacche, e cioè se qua ci sta scritto 120 e qua ci sta scritto 130, voi siete autorizzati a leggere il vostro strumento che ha questa scansione con un'incertezza di lettura che è pari a TAC. Quindi se il vostro tachimetro è fatto 120-130, è fatto 120-125-130, a seconda di quale delle due situazioni vi interessa, se è quella con la TAC intermedia, voi potete dire se sta sotto o sopra 5, se invece non ci sta questa, non siete autorizzati assolutamente a leggere se non 120 più o meno 10 o 130 più o meno 10. Dove sta l'indice nella tacca non è assolutamente un qualche cosa che voi potete decidere, anche perché entrano in gioco tutta una serie di considerazioni, fra le quali uno: sono perfettamente ortogonale al quadrante, basta che vi spostate un poco che potete leggere, specialmente quando il tachimetro sta da questo lato qua, vicino a questo, basta che vi spostate e leggete in maniera completamente diversa. Non solo, ma se poi voi dite vabbè, ma io infittisco, quindi sai che faccio? Faccio un tachimetro che ha la scansione ogni chilometro. Questo è giustamente fattibile, ma attenzione, il potere separatore dell'occhio umano è un millimetro. Vi ricordate, sicuramente l'avrete con voi stessi sperimentato, che le squadrette a un millimetro erano leggibili, quella a mezzo millimetro non sono leggibili, è vero? Aggiungeteci poi che quando dovevate fare il disegno c'era anche lo spessore della mina che andavate a mettere e a disegnare, e vi rendete conto che non potete pretendere da una persona normale che abbia un potere separatore al di sotto di un millimetro. Ok? È un limite umano. È chiaro che se invece dici vabbè, ma io a questo punto mi libero di questo vecchiume, e ci metto i digit, a parte che la maggior parte dei tachimetri digitali è brutta, ok? Però attenzione, i digit sono un'illusione, perché voi tramite una digitalizzazione del numero e quindi uno spostamento della virgola, che fate? Pensate di aumentare la risoluzione e poi forse leggete 130,8 e poi avete un numero che è 85, 86, 83, 84, che a seconda del momento in cui riuscite a fotografarlo, quel numero non conta un emerito piffero. Cioè se la vostra cifra digitalizzata balla, non la dovete leggere, perché non è nient'altro che la traduzione in digitale del potere separatore dell'occhio. Chiaro? Quindi, nel dualismo che c'è stato per un certo periodo fra quadranti e digitalizzazione, alla fine il risultato è sempre lo stesso. E forse quel risultato che qualcuno vi ha cercato di spiegare in altro modo, quando facendo le varie moltiplicazioni dei parametri nella fisica tecnica o nella fisica applicata, vi è stato detto che bisognerebbe fermarsi sulle cifre significative, perché vi portate dietro
una serie di schifezze, conseguenza dei calcoli che fanno le calcolatrici, che se non le levate da mezzo rischiano di influenzarvi i risultati. Non so se è chiaro quello che dico. Quindi, tornando all'autovelox, voi avete fatto la prima taratura, vedete quanto il vostro tachimetro è vero e decidete, in funzione di quelle che sono le imposizioni legislative, di andare al massimo perché ci avete fretta. Va bene, state tranquilli, pensate di aver risolto il problema perché io ho fatto misure, il professore Ing me l'ha spiegato. Cosa può succedere? Prima cosa, la taratura andrebbe fatta e aggiornata ogni volta che la circonferenza dei vostri pneumatici per consumo si è ridotta. E questo è il primo problema, cioè specialmente con i nuovi pneumatici, voi sapete che questi pneumatici invernali, in cambio della garanzia di aderenza che hanno, hanno un consumo incredibile. Quel consumo si traduce in una riduzione della circonferenza e si traduce ovviamente nel vostro tachimetro, che non legge assolutamente la velocità, legge il numero di giri del motore, e da questo numero di giri, facendo tutta una serie di calcoletti, l'ingegnere che l'ha progettato vi ricava la velocità. Quindi primo problema, le ruote che avete utilizzato sono sempre a circonferenza costante? Assolutamente no. Secondo dato, credo che sia uscito un paio di settimane fa, questo forse vale per quelli che hanno scelto ingegneria industriale perché sono degli appassionati di automobili. Una delle cose che è risultato che i manometri per il controllo della pressione dei pneumatici lungo le autostrade italiane erano tutti starati al 60%, cioè il 60% di quei manometri funzionava male. Qual è la conseguenza? Che chi poi, non sapendo che funzionava male, si è gonfiato o sgonfiato i propri pneumatici in funzione di un'indicazione errata, può aver o aumentato o diminuito, e quindi a seconda di quello che è successo il suo tachimetro gli dà un'indicazione esatta o sbagliata. Detto in termini ancora più divertenti forse per qualcuno, quando si facevano, perché io le ho fatte perché avevo 18 anni come voi, non si devono fare, le scommesse per fare le corse, la prima cosa che si faceva sulle 500 era gonfiare le ruote, perché gonfiando la ruota si aumentava un poco il raggio e di conseguenza si correva di più. Questo però è pericolosissimo, perché quando la gonfiate troppo poi potete perdere. Quindi sono cose che possono capitare, no? Capitano spessissimo. Allora, l'incertezza è la somma di tutte queste considerazioni, perché il vostro strumento tachimetro, che non è uno strumento di misura, che voi cercate di trasformare in uno strumento, vi dà un dato che è funzione di quali sono le condizioni con le quali voi avete fatto la taratura. Se salite a Rivisonnoli con la macchina, la prima cosa che dovete fare è sgonfiare le ruote. Perché? Perché siete salite di 1000 metri, la pressione atmosferica è scesa, le vostre ruote è come se si fossero gonfiate, di conseguenza l'aderenza che dovrebbe essere
maggiore nelle condizioni di montagna si trasforma in un'aderenza negativa e quindi voi rischiate di slittare perché le vostre ruote sono più gonfie di quello che pensate. Vedete come c'è bisogno per ogni situazione di approfondire per capire il risultato che leggete. L'esempio proprio che vi fa pensare, ma credo che l'avete visto, lo vedete continuamente, sono il diffondersi dei dati di temperatura. Ormai sulle insegne delle farmacie, sulle insegne dei tabaccai, ci sta un qualcosa che vi dice anche la temperatura. Quel numero che vi dà è un numero che mediamente è completamente diverso di 10 metri in 10 metri. Perché? Per mille ragioni. Uno, perché, attenzione, la grandezza temperatura è una grandezza tremenda, perché voi misurate tramite l'equilibrio di un piccolo sensore con l'aria che lo circonda, e quel valore può sicuramente cambiare cambiando l'esposizione, e cioè mettendo quel sensore per esempio in una zona in cui c'è il sole o in una zona in cui non c'è. Allora la misura della temperatura è una misura puntuale che difficilmente riesce a descrivere un sistema molto più grande di quello che è il sensore. Come da quel valore io posso passare a valori descrittivi del sistema è funzione di quanto è complesso il sistema. Però noi solo quello sappiamo misurare e con quello dobbiamo ragionare. Quindi attenzione, per ogni grandezza e per ogni strumento di misura va fatta una analisi, in particolare va fatto un modello fisico, perché la misura è fisica applicata. Allora, partiamo sempre da questa situazione, vediamo di capire pezzo per pezzo che cosa c'è dietro. Il primo discorso che dobbiamo affrontare è che io ho voluto affrontare in maniera nuova, perché una delle critiche che fanno ai professori è che non sappiamo adeguarci alle conoscenze degli allievi. Voi siete sicuramente degli allievi che continuamente vanno su internet è diventato la verità. Ok, bene, io sono andato a prendere ieri su Wikipedia la parola sistema internazionale di unità di misura, perché attenzione, il pezzo che prima di tutti bisogna definire è il sistema di unità di misura. Bene, questo lo trovate su internet, quello che sta scritto lì sono, è vero che Wikipedia è, virgolette, aperto, ma sono una serie di affermazioni, nella maggior parte sbagliate.